Aveva lasciato la comunità terapeutica di San Benedetto del Tronto, Ascoli Piceno, con un permesso del giudice alla vigilia di Natale per raggiungere e trascorrere con la famiglia le vacanze di fine anno. Ma Mattia, amico monaco, 30 anni, originario di Chieti, nella sua città, non c'è mai arrivato. Nel pomeriggio del 28 dicembre, intorno alle 17:30, è stato trovato senza vita dentro la sua auto, un'Alfa 147 piena di pacchi regalo sul lungomare Guglielmo Marconi, nei pressi dell'hotel Petit Fleur ad Alba Adriatica in provincia di Teramo. Ad allertare i soccorsi è stata una donna che stava passeggiando quando ha notato il capo di una persona chino in avanti all'interno di una vettura. Il 118 accorso sul posto ha solo potuto constatare il decesso del giovane. Secondo quanto è stato accertato, il corpo era sul sedile del conducente. Apparentemente non ci sono segni di violenza, tantomeno accanto al corpo sono stati trovati oggetti o sostanze che possano ricondurre alla causa di morte. Non si esclude che possa aver avuto un malore. Sarà l'autopsia disposta dal magistrato di turno a far luce sulla morte del trentenne.